Ciao amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi presento il nostro video confronto tra il Galaxy Nexus e il Nexus S, entrambi adesso con Android Jelly Bean. I due device hanno ricevuto in tempi diversi l'aggiornamento. Nella giornata di ieri abbiamo ricevuto quello per il Nexus S, mentre esattamente una settimana prima quello per il Galaxy Nexus. Allora, andiamo subito a vedere la versione del sistema, informazioni sul telefono. Entrambi hanno la 4.1.1. Ok, prima di tutto andiamo a provare la fluidità. Abbiamo una buona fluidità in entrambi i telefoni, però utilizzandolo frequentemente in queste ore ho notato come la fluidità del Galaxy Nexus sia evidentemente superiore. Proviamo anche la fluidità nel menu delle applicazioni e nel menu dei widget. Iniziamo dall'inizio e andiamo a scorrere. Ok. Torniamo nel menu dell'applicazione. Adesso proviamo a inserire un widget in entrambi i telefoni. Cerchiamo di trovare un widget comune a tutti e due, magari un widget di Google che sarà di sicuro presente in tutti e due i telefoni. Ok, mettiamo questo di YouTube. Come potete vedere, entrambi lo gestiscono allo stesso modo. Per quanto riguarda invece le differenze che abbiamo riscontrato, allora, prima di tutto non è possibile effettuare lo sblocco col sorriso sul Nexus S. Questo c'era già sul Ice Cream Sandwich, dovuto al fatto che il sensore della fotocamera anteriore del Nexus S non è abbastanza potente per riconoscere il nostro viso. Altra differenza che ci ha fatto notare un utente del blog è che non abbiamo la possibilità sul Nexus S, inspiegabilmente, di salvare la voce. Se andiamo in lingua e in missione, come potete vedere abbiamo queste due opzioni, mentre sul lingua e in missione del Galaxy Nexus abbiamo scarica riconoscimento vocale offline. Noi adesso abbiamo installato l'inglese. Non ci sappiamo spiegare questa differenza, purtroppo non penso sia dovuto a un problema di hardware, probabilmente verrà rilasciata in futuro. Altre piccole differenze. Allora, oltre la fluidità del sistema, che purtroppo dopo un po' di utilizzo intenso vedono allargarsi la forbice di prestazioni tra il Galaxy Nexus e il Nexus S, non perché il Nexus S è peggiorato, ma perché il Galaxy Nexus, grazie a Jelly Bean, è migliorato notevolmente. Sul Nexus S tali miglioramenti purtroppo si vedono di meno. Andiamo sul browser web, entrambi apriamo quelli di default, eccolo qua. Andiamo su Google. Cerchiamo Nexus Lab. Ok,
lo cerchiamo anche di qua. E facciamo partire la connessione. Come vi ho detto, su a volte il nostro sito in versione mobile a volte ci dà problemi con Jelly Bean. Non sempre capita casualmente. Andiamo ad aprire la versione desktop. In questo caso il browser si comporta benissimo anche sul Nexus S. Naturalmente il Galaxy Nexus ha una fluidità migliore anche nel browser, ma niente di eccessivo. Per essere un single core, il Nexus S si comporta ancora in maniera ottimale. Andiamo ad aprire un'ulteriore pagina. Torniamo indietro. Andiamo a aprire un'altra pagina in fondo. Potete vedere anche a caricamento non ultimato, il telefono riesce a fare il pinch to zoom sia il Galaxy Nexus che il Nexus S in maniera perfetta. Andiamo adesso a fare un confronto velocistico, chiudiamo qualche applicazione, velocistico a livello di riconoscimento vocale. Ciao, come va da Alessandro? Ricerca Nexus Lab. Come potete vedere, la ricerca vocale è leggermente più veloce sul Galaxy Nexus.